Ciao, io sono Giulia. Ciao ragazzi, allora benvenuti in questo nuovo video. Salve Cipollotti, benvenuti in un nuovo video. Salve Cipollotti e benvenuti. 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 Salve Cipollotti e benvenuti in un nuovo video. Salve Cipollotti e benvenuti. Salve Cipollotti e benvenuti. Ho solo iniziato i video di Halloween. Salve Cipollotti e benvenuti in questo nuovo video. 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 Fa troppo caldo. In questo video è entrato. Oh! Ritornano le tier list. Ma sta luce divina. Salve a tutti e buon 3 di ottobre. Tornano i video sui segni zodiacali. Ma secondo me non è così male. Lui è Flavio. Stavo pensando che forse è giunto il momento di prendere la nostra pietra domestica. Dipingeremo Robert Pattinson. Non so nemmeno come dire questa cosa, ma farò un film. Raga, siamo qui. Siamo incappucciate. Ciao, questa è la storia di come è nato il progetto 1990X. Wow. Chissà se mi ricordo come si fa. Ma io ho l'ansia, cioè è normale, sono l'ansia. Mai avuto ansia per fare video su YouTube ed eccomi qua. Ok, ciao, non ci vediamo da un po', da un bel po', e sinceramente mi dispiace, e questo video è proprio per spiegarvi il perché, fondamentalmente. Se seguite questo canale da veramente l'inizio, saprete che è nato nel 2016 e per gran parte della sua vita abbiamo parlato di film, principalmente recensioni di film. Abbiamo fatto tante cose, raga, mamma mia. Scusate, c'è una coda qua. Veramente ne abbiamo passate di ogni, ma andiamo con ordine, perché oggi veramente io voglio partire dall'inizio, voglio spiegare tutto. Ho aperto questo canale a marzo del 2016, avevo 20 anni, wow, ed era un periodo molto molto particolare della mia vita. Avevo appena chiuso una parte... diciamo che mi teneva ancora un po' legata alla mia vita prima dell'università e quindi mi sembrava proprio di entrare in una sorta di nuovo capitolo. E l'idea di aprire un canale l'ho sempre avuta fin dai tempi del liceo e quel momento lì mi sembrava il momento migliore proprio perché stavo entrando in un nuovo capitolo, quindi era il momento giusto di iniziare una cosa nuova. E quindi niente, ho aperto il canale. In quel periodo appunto ero ancora all'università, vivevo a Bologna e studiavo al DAMS. Parlare di cinema mi sembrava la cosa più logica del mondo e quindi ho iniziato a farlo. E wow ragazzi, quante cose sono successe! YouTube è stato veramente una delle cose che mi ha regalato veramente tantissime esperienze che non avrei mai pensato di poter fare, molto sinceramente. È stato grazie a YouTube se ho iniziato a fare i miei primi lavori. Grazie a YouTube ho conosciuto anche un sacco di persone stupende. Alcune di queste sono ancora oggi miei carissimi amici. Altre magari me le sono perse nel percorso, però conservo di tutti veramente un bellissimo ricordo. Vi giuro, perfino uno dei lavori che faccio adesso l'ho trovato grazie a YouTube, perché l'ho trovato tramite Francesco. Ciao Francesco, non so se stai guardando questo video, però grazie. Ci ho riflettuto molto ultimamente, sarà perché appunto ormai c'ho un'età e quindi ci sono quei momenti, no, in cui dici questi anni di gioventù, come li ho passati? E io sono molto contenta di averli passati, se non tutti comunque in parte su YouTube, perché YouTube mi ha veramente regalato tanto, mi ha fatto crescere tanto anche come persona, ed è stato tutto grazie a voi. Cioè, so che questa è la tipica cosa che dicono tutti, che suona melenza, che suona cringe e suona falsa. Però è vero, cioè, è stato veramente grazie a voi se io sono riuscita a fare tante cose, perché eravate voi che poi guardavate i video e che avevate voglia di ascoltarmi mentre parlavo di qualsiasi cosa. E wow se avete avuto pazienza con tutti i miei cambi, cioè un giorno parlavamo di una roba, il giorno dopo di tutt'altro, e vi siete sorbiti veramente di tutto su questo canale, le live senza senso, il periodo in cui mi ero fissata con i montaggi tipo un po' alternativi e quindi facevo quei video che erano completamente fuori di testa.
ho il periodo in cui vivevo dietro all'ospedale, quindi tipo in ogni video c'erano 10 ambulanze che passavano ogni 2 minuti. Che ricordi? E io credo che in tutte queste cose, in tutte queste esperienze di YouTube, o almeno lo spero, cioè spero che sia sempre arrivato il mio essere molto legata alla community. Cioè la mia community per me è sempre stata la cosa più importante, l'ho sempre messa davanti a tutto il resto, motivo per il quale il mio canale poi non è mai esploso effettivamente, perché magari ho rinunciato a tante cose perché preferivo coltivare un certo tipo di cose online, ecco. Non voglio passare per santa, anzi chi invece fa questo di lavoro fa benissimo, cioè non era una cosa tipo judgy, però io mi rendo conto che il mio canale è stato sempre molto penalizzato proprio dal mio essere molto, no? E anche per via del mio essere poco costante, perché ogni tot sparivo, poi tornavo, e poi sparivo e poi ritornavo. Ed è stato così perché avevo un approccio a YouTube che non so se fosse sano o meno, sinceramente al momento neanche mi interessa tanto questo. Però avevo un approccio per cui YouTube era un po' una valvola di sfogo. E infatti i momenti in cui io a livello personale, cioè quindi che nella mia vita personale stavo peggio, il mio canale andava alla grande. Infatti, dopo il periodo a Bologna, mi sono trasferita per l'università, ho vissuto a Brescia 2 anni, vi ricorderete tutti il drama per Fastweb, riuscivo a collegarlo e quindi dovevo caricare i video dalla piazza usando il wifi, anche quello, mamma mia. E insomma, quei 2 anni per me sono stati veramente un periodo molto difficile, molto duro, pesante, sotto 1000 punti di vista, però a livello invece del canale, quindi a livello lavorativo se vogliamo dire, sono stati forse tra i più floridi che il mio canale abbia mai avuto, proprio perché è da lì che ho iniziato veramente ad ingranare con i video, ero un pochino più costante anche se non troppo perché comunque avevo gli impegni dell'università, però ho iniziato tante collaborazioni con le varie testate, hanno iniziato ad invitarmi all'anteprima, insomma stavo veramente ingranando, poi ho avuto di nuovo un momento di calo post università e poi insomma sappiamo benissimo c'è stata la pandemia e anche lì io a livello personale stavo veramente male, però poi il canale è stato il momento in cui ha avuto il suo boom, infatti abbiamo raggiunto proprio in quel periodo 10.000 iscritti, facevamo un sacco di cose durante la pandemia, veramente ragazzi, tra live, video, cioè sono arrivata in quel periodo a caricare 3 video a settimana, che per me era una roba impensabile. E poi di nuovo mi sono fermata per i motivi, in parte per i motivi che già conoscete, però volevo spiegarli meglio. Avevo un po' bisogno di ritrovare la quadra, appunto venivo da i 2 anni a Brescia che mi avevano veramente devastata a livello proprio mentale, più con la pandemia e tutto, ero in una fase della mia vita in cui mi ero resa conto di non voler più proseguire con un certo percorso, che era quello per cui avevo studiato a Brescia, ovvero il mio lavoro nella comunicazione. È una cosa che ho capito lavorando, cioè quando ho fatto il primo tirocinio serio, mi sono resa conto che non era un lavoro che faceva per me e che per tanto tempo avevo accantonato in realtà quello che io davvero volevo fare, ovvero recitare. Che suona anche questo molto melenso, molto cliché, bli bli bla, però è andata così. E quindi io nel 2020 avevo tanti programmi riguardo a questa cosa, cioè avevo già delle cose concrete che volevo fare, tra cui appunto iniziare un'accademia. Poi appunto sappiamo com'è andata e quindi sono un po' ricaduta, no, in questo loop un po' brutto, tipo sì, ma adesso cosa faccio? Poi sono arrivate tante altre cose, è arrivato il 2021 e poi il 2022, che sono stati degli anni che mi hanno veramente dato delle mazzate sia negative che positive, fortunatamente. Nel giro di 6 mesi veramente è successo di tutto. Ho perso il mio cane, sono riuscita a prendere la patente, ho perso un parente molto stretto, poi mi hanno presa per il film e poi ho scoperto del rinnovato problema al cuore, quindi ho scoperto di dovermi di nuovo operare al cuore. Tutto questo nel giro di 6 mesi, insomma,
È stato un po' difficile da elaborare, quindi ci ho messo un po'. E a quel punto mi sono resa conto che YouTube non mi bastava più come valvola di sfogo, cioè avevo proprio bisogno di rimettere insieme i pezzi, in un certo senso. In più ero molto insicura riguardo la questione lavorativa, sia lato lavoro che ti consente di vivere, sia lato invece lavoro come attrice, perché al momento purtroppo non riesco ancora a vivere solo di recitazione, quindi comunque faccio anche altre cose. Quindi mi sentivo molto insicura da questo punto di vista e poi anche YouTube non mi stava aiutando molto, cioè sentirmi esposta mi faceva sentire ancora più vulnerabile. E ciliegina sulla torta, proprio no, per coronare il tutto, ho avuto anche successa una cosa spiacevole, cioè una persona ha cercato di capire dove abito. Fortunatamente ho risolto, insomma, ho mandato una diffida, è ok, però è stata una cosa che, diciamo, mi ha messo molto in difficoltà, mi ha fatto molto paura, ecco, questo, mi sono sentita vulnerabile e un po' alla mercé, no, dell'internet, ed è stato questo poi il motivo per cui ho per un periodo oscurato tutti i video, perché non mi sentivo sicura. Quindi insomma è stato pesante, è stato un periodo difficile, un periodo pesante, ma eccoci qua. Oggi è il 3 maggio del 2024 e io sto bene in realtà, sto molto bene fisicamente, mi sono totalmente ripresa da tutto, dall'intervento e tutto, e anzi mi sento anche più forte, più in forma, più, insomma, no, yay, riesco a fare molte più cose rispetto a prima, il che è fantastico, e sto molto meglio anche a livello mentale, devo dirvi, effettivamente un anno e mezzo di terapia comunque mi sento molto più serena. Ho degli alti e bassi, questo penso sia normalissimo, devo ancora lavorare su diverse cose, ma ci siamo, cioè sto bene, posso dire sto bene. E quindi veniamo a questo video, cioè io c'ho voglia di tornare su YouTube, sinceramente, però ecco, è questa la cosa che è cambiata, cioè ho voglia di tornare su YouTube perché... Non perché è un brutto periodo, ma perché è un periodo un po' di cambiamenti, di cose nuove. E mi manca un po' avere YouTube. Cioè, mi manca avere YouTube dove raccontare cosa faccio, eccetera, eccetera. Però mi sembra in questo caso di avere un approccio forse un pochino più positivo a YouTube. Cioè, io sto bene. Non ho bisogno di fare questa cosa per stare meglio. La voglio fare perché mi va e perché mi diverte. E quindi che bello, ecco. Ma quindi arriviamo al dunque. Ripartono i video? Sì, ripartono i video, raga. Mi sembra assurdo pensarlo. In questi mesi ho accumulato veramente una quantità di materiale infinito. In realtà non infinito, però un bel po' di cose, di vlog principalmente, che non vedo l'ora, insomma, di farvi vedere. Sono i soliti vlog, raga. I soliti vlog di me che sistemo la mia cameretta. Al parco ci sono andata poco, purtroppo, però insomma le solite cose. Però facciamo più cose, facciamo più gite, facciamo più giri vari, concerti, cose divertenti. So però che la gran parte delle persone che mi seguono mi seguivano per il cinema, e spesso ancora adesso mi chiedete: tornerai mai a parlare di film? Tornerai mai a fare questo, quest'altro? Al momento la mia risposta è no, poi io dico mai dire mai, però per il momento no, ma non ho smesso in realtà di parlare di cinema, perché se mi mancano i video alla Julie Hall, vecchio stile, su Screenworld trovate la mia rubrica che si chiama Millennial Bug, dove parliamo di film nostalgici, in quello stile lì. Un video di YouTube classico, proprio Julie Hall del 2017-2018, quindi se vi va quella roba la trovate, vi lascio il link qui sotto. E poi non smetteremo di parlare di cinema, perché ragazzi, mi sono finalmente decisa a buttare fuori sto benedetto podcast, che ha preso una piega completamente diversa da quella che avevo immaginato, ma è diventata forse una cosa migliore di quella che io avevo pensato all'inizio. Quindi già dalla prossima settimana, o forse già da questa in realtà, adesso non mi ricordo bene la schedule, ma vedrete, cioè sentirete anzi, Zitto e Guarda è un podcast che ho fatto insieme al mio amico Jacopo, totalmente autoprodotto, cioè semplicemente io e lui con i nostri microfonini che chiacchieriamo, ed è veramente un progetto a cui tengo tantissimo, perché noi ci siamo veramente divertiti un sacco a farlo e
Spero, vi giuro, spero un sacco che piaccia tanto anche a voi. Jacopo l'avete visto altre volte. Siamo tutti e due appassionati di cinema. Abbiamo studiato cinema. E che cosa facciamo in sto podcast? Parliamo di film. Ci costringiamo l'un l'altra a guardare dei film, ma non dei film qualsiasi, cioè proprio dei film che sappiamo che probabilmente all'altro non piaceranno. Cioè io lo costringo a guardare le robe di Disney Channel e lui mi costringe a vedere i film, quelli un po' maci, un po' la Fast and Furious. Più o meno, cioè poi in realtà spaziamo molto perché comunque, insomma, non ci siamo limitati. Però ecco, questo è un po'... No, il mood di questo podcast. Due amici che si costringono a vedere dei film che fuori da questo contesto non guarderebbero mai e poi ne chiacchieriamo insieme e ci divertiamo a vedere insomma le differenze di gusti e di opinioni. Abbiamo avuto un po' di problemi tecnici all'inizio, quindi abbiate pazienza, purtroppo abbiamo pochi mezzi, ma ce la mettiamo tutta. E nulla, quindi già tutta la prima stagione in realtà è praticamente pronta, ci manca... devo finire di montare alcune cose, ma voi vedrete piano piano gli episodi, ne uscirà una settimana, e così come i vlog, uscirà un vlog a settimana, anzi questa settimana vi metterò due vlog e un episodio di Zitto e Guarda, quindi insomma un bel po' di cose da vedere, spero abbiate voglia di vederle. Ciao, sono Giulia del montaggio, ci tenevo ad aggiungere una piccola cosa, ovvero che voglio mettere le mani avanti perché mi conosco, quindi cioè io ci sono adesso, però potrei sparire di nuovo perché io so come sono fatta e ho i miei momenti di un attimo di sclero. Sappiate comunque che io ci provo perché mi va di fare questa cosa. Però mi conosco e so che la costanza non fa parte di me, ma più che altro perché a volte faccio proprio fatica tra lavoro, cose e mille altre robe. Ma ecco, per il momento ci sono, per adesso mi vedrete anche troppo. Ok, e niente, basta, era giusto questa cosa qua. Torniamo al video. Bentornati, mi fa strano ma sono contenta e spero siate bene, spero abbiate ancora voglia un'altra volta di supportarmi qua sopra. Mi era mancato tanto fare questa cosa e nulla. Io non vedo l'ora che vediate le cose, soprattutto Zitto e Guarda. Quindi aspetto un vostro feedback per tutto e fatemi sapere che cosa volete vedere anche su YouTube. Io spero con i vlog di portarvi di più anche dietro le quinte di cose che faccio, che sto facendo, per quanto mi sia possibile far vedere, quindi dai, incrociamo le dita. Ci vediamo qua su YouTube! Cioè tipo già domani in realtà, quindi a domani, ciao! Yeah.